È stato uno dei fiori all'occhiello dell'ultima campagna acquisti del Pescara. A Mirko Valdifiori sono state affidate le chiavi del centrocampo, classe ed esperienza da vendere, ma all'inizio del 34enne centrocampista romagnolo non è stato dei migliori, tanto che nelle ultime due settimane, d'intesa col tecnico Oddo, è stato intrapreso un percorso alternativo per portarlo al meglio della condizione dopo questa sosta per le nazionali. Le cose ora sembrano migliorare e alla ripresa, per il centrocampista, si spalancheranno le porte del suo passato più recente con la trasferta di Ferrara contro la SPAL, dove ha giocato nelle ultime due stagioni in Serie A collezionando 38 presenze. Ritrovare la SPAL sicuramente mi farà un effetto strano, perché tre mesi fa appunto giocavo con quella maglia lì, c'ho ancora tantissimi amici, c'ho compagni che sono rimasti lì a giocare, però il calcio è questo. Io adesso sono a Pescara e sono molto contento di essere qui a Pescara. Per quanto riguarda la SPAL, penso che con i giocatori che c'è in rosa, molti erano quelli appunto che erano anche con me l'anno scorso in Serie A, non sono stati venduti, anche se secondo me avevano delle richieste, perché appunto la SPAL ha voluto puntare su di loro per provare a tornare in Serie A subito, dopo un inizio magari anche loro non facile. Adesso hanno trovato grandi risultati come organico, è una delle più attrezzate in Serie B, che magari tenterà appunto di vincere direttamente questo campionato. Valdifiori parla anche di questo difficile inizio in biancazzurro e dell'esperienza Covid scoperto a sorpresa nei suoi primi giorni pescaresi. Ma a livello fisico sto sempre meglio. Sono arrivato, che quando sono arrivato appunto dal sierologico si era visto appunto che avevo riscontrato magari il Covid in quegli ultimi giorni appunto prima di unirmi al Pescara, anche se il tampone appunto appena sono arrivato era negativo. Non è stato facile, perché già uno quando tarda la preparazione arriva dopo, in più metti anche questa cosa qui, sicuramente ho avuto qualche difficoltà. Credo che da questo momento qui se ne esca tutti insieme con il lavoro, cercando appunto di dare tutti quel qualcosa in più per far sì che la squadra possa uscire da questo momento, cercando di seguire quello che ti chiede l'allenatore. Abbiamo la fortuna di lavorare in un ambiente che anche con un inizio così difficile ci sono stati molto vicino, anche i tifosi ci hanno fatto sentire la loro vicinanza, e quindi penso che per una squadra quando attraversa un momento così sapere che c'è il sostegno della gente è una cosa fondamentale e molto importante. Quindi.